la città. La prima della Carmen al San Carlo, con la sua storia di passione e di morte, è un successo firmato da Zubin Mehta, invitato caldamente ad essere più presente al Massimo Napoletano ed affidato alla regia di Daniele Finzi Pasca, che ha trasformato in momenti onirici alcuni passaggi della storia. Ma soprattutto è stato un momento istituzionale importante, con la presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, accolto con lunghi applausi dal pubblico e da Lino Di Mameli, con lui anche il ministro Franceschini. È una serata fantastica, teatro pieno, una Carmen strepitosa con il maestro Zubin Mehta, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che più volte è venuto negli ultimi tempi nella nostra città, esprimendo anche parole di sincero apprezzamento per Napoli e per i napoletani. Di questo gliene siamo grati, perché abbiamo bisogno, in questa fase così importante per la città, della vicinanza del Capo dello Stato.